che saluta nel nostro pubblico. Si vede bene da qua, da questa altezza, insomma. No. Buongiorno a tutti, e questo sono io con la mascherina, perché sennò mi dicono su che non me la metto quasi mai, forse. Ecco, siamo qua nella casa del Gasman del Garda, noto attore Ivano Monese dalla Liberatoria. Monese qua dietro che fa gli avvistamenti con le antenne, che ha avvistato qualche antenna in più oggi. Quante antenne ha avvistato Ivano oggi? Quante? Ecco, antenne e un UFO sopra la Senja. Ah, un UFO sulla Senja, sì. Proprio là c'è la Senja. Ma che colore, questi UFO qua, che colore hanno? Che colore... Vanno dall'argento all'oro a seconda della quantità di virus nell'aria. E si sono fermati un attimino a salutare, poi è ripartito, insomma, ecco. È ripartito l'UFO. Sì. Insomma, questi UFO, insomma, sono abbastanza pericolosi, anche come questo coronavirus che sta girando qua in zona e che ci ricorda un piccolo UFO che dicono che gira anche sul particolato, adesso sul particolato atmosferico. Ho sentito quel ragionamento lì, pare che appunto quando c'è stato l'avvento del radar e il cambiamento delle onde elettromagnetiche come 5G, sembra che spaventi un attimino. E sarà la scienza che ci dà queste informazioni future. Adesso siamo carichi di tutto e di più. Ecco, dal fatto che il virus sia diciamo manipolato, al fatto che sia completamente naturale, e chi più ne ha più ne metta. Fatto sta che la fragilità della nostra economia si vede tutta in questi momenti, perché veramente siamo in preda a un panico veramente molto forte, e diciamo che dall'estetica siamo diventati diciamo dall'esterno stiamo guardando l'interno delle persone, l'interno dei nostri limiti, stiamo vedendo il territorio. Dico però di qua si vede, scusa un attimo, qua vediamo un territorio ricco di tutte queste antenne satellitari, antenne 4G, 5G, 6G, no? Cosa dici di queste? Oddio, situazione... penso che siamo poco attenti sulle cose che ci fanno bene e le cose che ci fanno male. Quando io vado all'osi ecologica, per esempio, penso alla deviazione forte della nostra società così com'è, molto di corsa, diventa una corsa all'affanno a tutto. Ma tu una volta avevi fatto anche una manifestazione pubblica, Bianca Nana e i sette normaletti, nel corso del carnevale per far risaltare il problema, no? Esatto, Bianca Nana e sette normaletti è stata un'esaltazione di aiutare quelli che stanno peggio di noi e dal nostro alto. Adesso con la situazione virologa, diciamo, dobbiamo scendere verso noi stessi che eravamo, quindi quei piccoli bambini che giocavamo in piazza una volta. E quando appunto vado alla logica ecologica vedo le cose buttate via, cose preziose buttate via, che sono ore di lavoro delle persone e che vanno proprio buttate nelle immondizie così. Quindi tu ricicli tutto, ricicli qualsiasi roba, ricicli anche le persone, ricicli, perché mi ha chiamato anche me qua per dire facciamo un'intervista, vediamo, fate un avvistamento, ho visto qualcosa che sergeva dal lago, dal Monte Lupi, allora ti sei un riciclatore. Sai che sei il mio amico di sempre, da quando siamo andati in parrocchia da piccolini, quindi la tua presenza per me è un onore speciale, quindi in questa gara di originali, siamo veramente, sei un personaggio più umido che raro, più umido che raro, e in questa circostanza la tua presenza tra mostri di lago e UFO, che tanto più o meno sono la stessa cosa, insomma, siamo veramente onorati. Quindi è un aprile veramente strano, è un 25 aprile fatto di tutto e di più. Di tutto, insomma, con questo panorama, insomma, che si vede anche qualche ulivo, qualche che cresce, qualche albero bello, insomma, che sarebbe però in Puglia, albero bello di davvero. Comunque, qua da questa magione Ivano Monese la sta allestendo per un futuro migliore. Sì, sì, mi diletto a fare qualche quadro, spero tanto di fare qualche, mi piace il discorso dell'arte, arte moderna, e mi piacerebbe coinvolgere la gardesanità degli artisti gardesani, perché diciamo Garda, come diceva anche più di una signora o signore che viene a Garda, sente queste poesie, questo movimento, ma non è sufficientemente portato, diciamo, alla luce. Ecco. Se riprendo un piccione lì, c'è un piccione che
un impiccione che è venuto a disturbare l'intervista. È un impiccione che, come dicevi tu, ben insegnare, insomma. E quindi, insomma, dopo le nostre scorazzate facciamo sui monti, là, che ci siamo anche persi una volta con il cugino, con il tuo cugino, che bello. Siamo arrivati qua a queste altezze, vedete come è riuscito a arrivare alto Ivano, io faccio vedere dove è arrivato, perché altezze, guardate che verticalità, che riesce a risalire. Questo uomo è un uomo molto fortunato, perché tutte le mattine si fa un'arrampicata, arriva fino qua, dentro questa casa, ci saluta, ma vieni su incordata o vieni con... A piedi, ho messo i raggi nelle scarpe, esatto. Si fa una bella camminata. Esatto. Allora, qui vi saluta il Gasma del Garda. Vi saluto, grazie a voi che siete arrivati, e duri e puri, arriveremo in fondo a tutto questo caos mediatico e farmacologico. Grazie, vi saluto anch'io con questa mascherina, me la metto sempre di fatti adesso, perché ormai mi ha convinto anche Ivano qua, il Gasma del Garda. Allora, au revoir, goodbye. Goodbye. Goodbye.